Bene, faccio un video sull'uso di MailSpace. Ho visto che non ne ho ancora fatti, evidentemente perché pensavo che fosse abbastanza intuitivo, ma comunque vale la pena vederlo. Quando entrate dentro MailSpace, vi compare un unico campo in cui potete mettere qualunque cosa. Ad esempio, potete mettere un Android Photo, no? Per esempio, è una qualunque cosa mettiate e potete poi cliccare sulla freccia arancione. A questo punto lui ci mette quello che potrebbe esserci anche un po' di tempo per generare una foto utilizzando il modello Stable Diffusion. Il modello di Stable Diffusion che sto usando, così non lo sapete, ma se cliccate su View Option vedete che sto usando Stable Diffusion 1.5. L'1.5 è una versione vecchia. Ok, Android Photo, questa è una foto di Android, beh, vedete, è brutta, quindi il prompt, abbiamo detto, è molto importante. Ok, quindi mettiamo una foto, ad esempio, di un mail Android in Blade Runner, giusto per mettere qualcosa che magari produce effettivamente qualcosa di sensato. E ricordiamo che le opzioni sono normalmente nascoste, quindi noi per vederle facciamo View Option e quindi il primo trucco che vi insegno appunto è quello di aprire le opzioni. Questo perché? Perché nel momento in cui aprite le opzioni potete cambiare anche il modello. Stable Diffusion 1.5 è vecchio già di qualche settimana e in realtà adesso c'è la versione nuova, versione 2.1. Casomai, come in questo caso, è arrivata, quindi è venuta una sorta di foto. Ok, allora questa foto per dire dobbiamo vedere se più o meno ci piace, no? Allora, se ci piace, ma se ci piace lo stile, ma vorremmo vedere un altro esempio di foto usando un seed diverso, possiamo fare semplicemente un rerun. Facendo un rerun si ottiene praticamente il rilancio della foto. E qui ci impiega, ecco, vedete, questa qui è già leggermente più suggestiva, no? E il ciclo normale è di una volta fatta la foto si può fare un enhance. Facendo l'enhance, se ci piace questa foto, facciamo enhance, eventualmente ci copiamo o ci facciamo copia e incolla del seed, vediamo ancora che abbiamo un model version, facciamo enhance. Enhance è un meccanismo per cui la foto, che inizialmente era 512x512, diventa invece 2048x2048. Ora possiamo salvarla, c'è una possibilità di salvare la foto, ma in realtà MageSpace ci salva tutte le foto che facciamo. Lo vediamo poi magari più oltre, no? Salviamo questa foto, cioè la teniamo lì un attimo e modifichiamo Stable Diffusion e andiamo sulla versione 2.1. Come ho detto prima, in realtà io mi sono registrato, no? E andando sulla mia icona vedete che c'è questa immagine che ho appena fatto e qui c'è anche registrato praticamente il prompt che ho fatto. Quindi se io clicco sulla foto mi riottengo tutte le immagini che ho prodotto, che è una cosa molto molto furba e mi permette anche di fare quello che si chiama un remix. Remix vuol dire o rilanciarla più o meno, rilanciarla vuol dire rilanciarla con gli stessi parametri, con lo stesso prompt, ma dando la possibilità a lui di cambiare il seed. Oppure facciamo un remix e quando facciamo un remix cosa succede? Che viene conservato il prompt, infatti vedete che in fondo mi viene conservato il prompt, quindi se vogliamo cambiare il prompt dobbiamo cancellarlo, e però mi consente ad esempio di remixarla con un modello diverso, Stable Diffusion. Quindi se noi facciamo Stable Diffusion abbiamo a questo punto la stessa generazione però fatta con Stable Diffusion, che non so se vedete è tendenzialmente un pochino meglio. Tenete conto che quando faccio l'enhance, in questo caso, ottengo una foto che è leggermente diversa da quella di prima perché c'è il MageSpace ci ha fatto girare anche alcuni modelli che correggono gli occhi e correggono alcune anomalie della faccia. Quindi se questa foto già mi soddisfa, a questo punto, come ho detto prima, ce l'abbiamo. Quindi se noi andiamo a vedere nel nostro
qui ho fatto la login, no? Per entrare, vedete che abbiamo una differenza fra una foto fatta con Stable Diffusion 1.5 e con Stable Diffusion 2.1, e vedete che il prompt è lo stesso, ma la resa è un pochino migliore. E tra l'altro questo è stato fatto facendo il remix, quindi usando lo stesso prompt, lo stesso seed che aveva usato la versione precedente. Se volessimo fare lo stesso lavoro qua, basta che clicchiamo su questa foto, facciamo di nuovo un remix, ci accertiamo di avere Stable Diffusion 2.1 e poi facciamo di nuovo il nostro lavoro, in cui facciamo praticamente la differenza fra lo stesso seed che vedete qua sotto, fatto sia con la versione vecchia, e vediamo che cosa ottiene la nuova versione. La nuova versione, tutto sommato, anche qua c'è un comportamento leggermente migliore per la faccia, ma qui vabbè, potrebbe starci, nel senso che ci sono gli arti, insomma, che non possono anche non essere completi. Quindi facciamo Enhance e quindi vediamo di vedere la foto che, come abbiamo detto prima, potrebbe essere leggermente diversa, gli occhi, eccetera, potrebbero essere un filo diversi. Ma sostanzialmente siamo lì. Ora, abbiamo visto il rerun che permette di rilanciare la foto con gli stessi parametri, ma cambiando seed, quindi lo stesso prompt genera praticamente un'immagine diversa. Abbiamo visto il remix vuol dire che conserviamo più o meno tutte le parti, compreso il seed, ma possiamo cambiarle, quindi possiamo decidere una nuova impostazione o di prompt o di seed o di modello, come abbiamo visto poco fa. E poi abbiamo invece la possibilità di fare reimage. Reimage, tra l'altro, poi lo vediamo in combinazione con quello che si fa per prendere delle immagini già pronte, quindi noi usiamo questa immagine come immagine di partenza per fare altre cose. Ad esempio, questa foto di un androide possiamo reimmaginarla, quindi facciamo reimage, e quando facciamo reimage, sostanzialmente la foto è considerata una foto di partenza. Poi vediamo anche come facciamo a dargli una foto noi di partenza. Allora, essendo una foto di partenza, a questo punto possiamo correggere il prompt, oppure mettergli addirittura un prompt diverso. Quindi potremmo mettere attractive young male android, no? Cioè, per vedere se riesce a migliorarci l'immagine partendo da questa, perché magari vogliamo avere la stessa immagine di partenza, ma con un'immagine ancora più gradevole. Facciamo il play, chiamiamolo play, e quindi abbiamo la possibilità di vedere questa immagine rifatta. Adesso poi ovviamente va da gustibus, ma come vedete lui è partito dalla stessa immagine che gli abbiamo dato e ha cercato di ricondurre quell'immagine che gli abbiamo dato all'idea che gli abbiamo espresso, quindi un androide che abbia un aspetto gradevole. Volendo si può, intanto si può fare anche un enhance, e quindi magari vediamo di vederlo un pochino meglio, questo androide, vedete che più o meno è questo, quindi in alta risoluzione, e poi possiamo anche comunque vedere nel merito, quindi torniamo poi nell'elenco delle nostre foto, vediamo che noi nelle nostre foto abbiamo tutte queste evoluzioni, quindi questa è l'immagine di partenza che vedete si è conservata nel prompt, nello Stable Diffusion 2.1, e però abbiamo messo ancora poi l'image to image, quindi è possibile che alcune immagini dell'intelligenza artificiale siano ottenute attraverso vari passaggi, cioè si parte praticamente da un modello e lo si remixa e poi lo si può reimmaginarlo praticamente sostituendo immagine con immagine per ottenere ciò che si vuole. Un'altra cosa che si può fare è partire da un'immagine di partenza. Allora, un'immagine di partenza normalmente, andando su MageSpace, si specifica con questa icona e poi qui si fa praticamente il clear, quindi si dice non partiamo da un'immagine di partenza, ma possiamo scaricare qui un'immagine che vogliamo. Ad esempio, se noi vogliamo scaricare una foto di Blade Runner foto, vediamo un po' da internet. Magari andiamo nelle images, nelle immagini, e scarichiamo una foto, magari un po' semplice, tipo questa,
Ok, quindi questa foto cosa facciamo? La salviamo, salva immagine con nome, quindi ce la salviamo dentro Documents e poi torniamo nel nostro MakerSpace dove eravamo prima, che è questo, e a questo punto qui possiamo droppargli praticamente la foto che abbiamo preso, che è questa, e quindi possiamo partire da questa foto. Ora facciamo Ready per andare a accettare questa immagine che vedete che quindi è messa qua e la si vede e poi possiamo dargli di nuovo lo stesso prompt e vedere lo stesso prompt, quindi fare un reimagine partendo da un'immagine, in questo caso di Harrison Ford, e vediamo se ecco, vabbè, lui in questo caso l'ha reinterpretata in questo modo partendo da quell'immagine, ma è possibile anche citare quando abbiamo l'immagine quanta importanza diamo al prompt rispetto all'immagine. Quindi noi adesso stiamo dicendo che il prompt è molto importante, ma e quindi essendo molto importante, qui se volessimo avere Harrison Ford dovremmo proprio dirglielo. Quindi, per esempio, potremmo anche dirglielo. Quindi adesso qui non ce l'abbiamo, l'abbiamo perso. Quindi torniamo, prendiamo la nostra immagine di Harrison Ford, ah, ce l'abbiamo qua, la risintonizziamo, quindi andiamo qua e la rimettiamo. Ok, diciamo che è pronta e diciamo in questo caso mettiamo Harrison Ford. Harrison Ford, perché diciamo sappiamo che lui è Harrison Ford e vediamo come ce la implementa di nuovo in modo Young, ad esempio, vediamo un po' se riesce in qualche modo a capire di fare una versione giovane di Harrison Ford. Quindi lasciamo lavorare e vedete che qualcosa ha fatto, quindi ha preso la stessa impostazione, era questo che volevo farvi vedere, che il prompt ha effetto nel senso che lavora concettualmente, diremmo noi, ma quello che fa fede praticamente parte anche dall'immagine, quindi noi possiamo a questo punto fare di nuovo un enhance e facendo l'enhance abbiamo l'immagine questa da cui siamo partiti, rifatta. Quindi questa cosa, questo genere di cose la si può ottenere anche con un'immagine qualunque, no? Quindi tra parentesi questa è un'immagine in bianco nero che ci può andare bene, ma noi potremmo dire che è Harrison Ford Young e poi possiamo dire colored photo, no? Cioè, vediamo se ci permette di ricolorare una foto. Quindi avendo colored photo in prima posizione, obblighiamo, in teoria dovremmo obbligarlo, in realtà non lo facciamo, però facciamo così, facciamo in un modo leggermente diverso. Abbiamo Harrison Ford Young, e poi gli mettiamo, usiamo il negative prompt. Quindi il negative prompt vuol dire che gli diciamo black and white, no? Cioè vogliamo che non vogliamo una foto in bianco e nero, black and white. Quindi a questo punto, se rilancio con questo negative prompt, che non voglio una black and white, sto facendo un po' il contrario di quello che volevo fare prima, ma magari il risultato è migliore, cioè lui capisce che non volendo una foto in bianco e nero, dovrebbe produrre una foto colorata. Vediamo un attimo se funziona, queste sono tutte provine in tempo reale, tra l'altro ogni tanto questo motore si incastra e quindi se si incastra bisogna bloccarlo e rilanciarlo oppure avere tanta pazienza, ecco. Ah, non l'ha capita, oh, ok, vabbè, in altre situazioni la capisci. Però, tra l'altro questa foto qua non era neanche malaccia pur essendo in bianco e nero. La riprendiamo un momento. Ah no, vedete che adesso ci ha rifatto una foto. Ed effettivamente si è concentrato sul fatto di farla a colori. Bisogna fare spesso più tentativi e bisogna eventualmente remixarla aggiungendo dei parametri. E se facciamo remix, siamo abbastanza certi che parte da un seed opportuno, cioè da quell'immagine lì, e quindi sia simile. Quindi possiamo dire Harrison Ford Young e poi possiamo insistere sul fatto che sia firing at a target, va? Vuol dire che sta sparando, firing with a gun.
così magari per rinforzarlo, per convincerlo praticamente a darci sì quell'immagine che stava facendo, ma tornare al concetto che nel frattempo si era un pochino perso. Ecco, vedete, abbiamo ottenuto questo effetto e quindi possiamo provare a far renaissance e quindi avere anche queste immagini. Come vedete, già così siamo riusciti a ottenere un po' di cose. Possiamo migliorare questa immagine di nuovo, perché vedete che non ci piace molto, nel senso possiamo fare un reimage, quindi lui mette questa nuova immagine come partenza e poi possiamo aggiungere photo realistic, photo realistic, no? Photo realistic style, che abbiamo visto che faceva miracoli. Quindi torniamo praticamente nella nostra foto, abbiamo fatto un remix. Quindi quando si fa il remix non si cambia il seed, non c'è un negative prompt, quindi stiamo semplicemente riprendendo quella che era la foto di partenza e vediamo se ci ha aggiunto il photorealistic style. Partendo da quella foto, in teoria dovrebbe essere un po' migliore. E infatti direi che siamo migliorati, nel senso che il dettaglio dell'immagine è notevolmente migliorato. Infatti, se vedete qui, la faccia di Harrison Ford era un pochino, diciamo, approssimativa, invece in questa rivisitazione abbiamo praticamente la faccia migliorata. L'unica cosa che non torna in questa nuova rivisitazione è che la pistola non è più normale. Allora, intanto possiamo fare sempre, partiamo da quest'ultima immagine che magari ci piace e facciamo reimage, quindi la inseriamo e poi proviamo a vedere alcune cose aggiuntive. Allora, le cose aggiuntive possono consistere nel cambiare ad esempio il background, quindi possiamo dire non è nel deserto, ma possiamo dire background, quindi gli chiediamo a MageSpace, intelligenza artificiale, di individuare il background. Vedete che l'ha capito perfettamente, perché ha individuato in rosso tutto ciò che era il background. Facciamo ready. Quindi con quel background, a questo punto diciamo che il background sia per esempio New York, no? Quindi questa è un'altra tecnica che permette di cambiare il background di un'immagine, che è una cosa anche molto molto interessante. Facciamo questa operazione e abbiamo praticamente l'effetto è abbastanza carino, con New York nel senso stretto dietro, ma facciamo un remix perché ci sono queste scritte, quindi facciamo un remix e nel remix gli diciamo che non vogliamo scritte, quindi text, letters, e vediamo se questo remix in cui gli abbiamo detto che non vogliamo, quindi ripartiamo sempre da questa immagine di partenza con la mascheratura del background, gli abbiamo detto New York e gli abbiamo detto che non vogliamo vedere i testi. Ora, se siamo fortunati, dovrebbe, insomma. Ok, direi che l'abbiamo abbiamo fatto quello che volevamo. C'è un Harrison Ford che è in questo caso sul sottofondo di New York. Qui adesso c'è il problema è che ci sono queste cose che sono un po' irrealistici, però noi possiamo, tra parentesi, vedete che qui c'è la mascheratura che ho usato, ma va bene, quindi noi possiamo accettarla questa, magari facciamo un enhance, così la teniamo un secondo, cioè ce la salviamo questa immagine, cioè l'enhance permette di salvare l'immagine, e poi andiamo a vedere come ritoccarla in modo tale. Ok, questa qui è 2816x2048, quindi l'ha fatta una risoluzione più grande, e proviamo a vedere se riusciamo a reimmaginarla in modo da avere una pistola. Quindi facciamo una reimage, andiamo nella nostra foto che è questa, e poi proviamo questa volta a fare custom. Custom ci permette di avere una brush che la cui dimensioni sono praticamente quella che vedete, e poi di usare questa brush per evidenziare praticamente la parte sotto la pistola, no? Quindi anzi, facciamo così, facciamo l'undo, facciamo la parte sotto
E diciamo che la togliamo semplicemente, no? Quindi facciamo facciamo questo si chiama inpaint, quindi praticamente abbiamo dipinto l'area che vogliamo togliere, rimuoverla, facciamo ready e poi torniamo sempre con la stessa parola chiave in New York e con la stessa negative prompt, mettiamo text e letters. E quindi facciamo un reimagine, abbiamo detto praticamente che in quella parte dove c'era questo prolungamento della pistola, vogliamo in realtà solo più New York. Quindi lui dovrebbe in teoria, adesso vediamo se lo fa, ecco al punto precedente mi ero scordato di fare, adesso lo vediamo meglio, il save e ready dell'immagine. Quindi torniamo sempre a... quindi questa qui magari la partiamo, facciamo reimage partendo da questa, no? E partiamo quindi da questa immagine e proviamo questa volta sempre usare un custom, però provare a evidenziare la pistola, questa, no? Mettiamo così, facciamo save, quello che mi ero dimenticato prima, si fa un ready e qui a questo punto mettiamogli che questa è una pistola, e gli diciamo di inventarci la pistola che lì non c'è, perché c'era, ma è sbagliata. Tra parentesi, siamo sempre in Stable Diffusion 1.5, perché nel frattempo ci siamo persi il 2.1, quindi eccolo qua. Quindi abbiamo praticamente un'immagine un pochino più interessante, con un pistolone abbastanza grosso. Qui l'unica cosa che forse non è chiarissimo, e quindi potremmo reimmaginarlo, sarebbero le mani, che possiamo quindi fare un reimage. E nel reimage, partendo da questa foto, facciamo custom e mettiamo praticamente anzi, facciamo undo, selezioniamo le mani. E qui mettiamo, qui l'idea è praticamente dirgli di salvare, di ricreare le mani. Le mani mettiamo un ready e quindi mettiamo hands, hands firing a gun. No, adesso mettiamo le hands, mettiamo hands di solito, perché può darsi che già con hands, perché se no, se gli diciamo troppi particolari, in questo caso potrebbe avere dei problemi, no? Nel senso che magari se gli diciamo che potrebbe cercare di dipingere una nuova pistola. Ok, dopo un po' di tentativi, per esempio, questa è una delle possibili soluzioni, ed è la pistola ancora non è perfetta, però ad esempio quantomeno la mano quantomeno potrebbe essere quasi realistica, quindi potrebbe essere quasi accettabile. Già per arrivare a questo livello qua notate che ho fatto comunque un po' di tentativi e nei vari tentativi possono uscire, può uscire di tutto, quindi bisogna fare molta attenzione, quindi il mestiere di fare i prompt, di fare le mascherature e per ottenere le cose giuste, insomma, non è che sia così, così banale, così facile, non tutti possono farle, ecco. Quindi cioè ci va una perizia, una bravura e in alcuni casi forse si può anche definire, insomma, qualcosa di artistico, anche se non è questo, diciamo, l'obiettivo di questi strumenti. Mi sembra che abbiamo visto sostanzialmente quasi tutte le parti, soprattutto la parte più nascosta, che è quella del foreground. Quindi possiamo fare clear, ok, per togliere l'immagine. Ma ad esempio, se abbiamo un'immagine già presente, per esempio, ipotesi, prendiamo di nuovo questa immagine qua. Questa immagine la possiamo poi lavorarci sopra, come abbiamo visto prima, facendo appunto un remix e andando sull'immagine, e a questo punto si può fare ecco qui, attenzione,
si può chiedere di trovare tutto il background dell'immagine che abbiamo visto già prima, ma anche e soprattutto vedere anche il foreground e quindi lavorare proprio invece sul rovescio del background. Vedete, questo qui ha capito benissimo che il foreground è quello e quindi possiamo alterare questa persona qua. Quindi, tra le altre cose, possiamo anche dire che questa persona nel in painting possiamo farlo diventare, ad esempio, che ne so, Wonder Woman, no? Per ipotesi. E quindi mi aspetterei che adesso, al posto di Harrison Ford, a impugnare quella specie di pistola dovrebbe esserci a questo punto Wonder Woman. E come vedete ci ha fatto Wonder Woman e ovviamente qui bisognerebbe rifarla in modo tale, cioè sempre con tecniche di painting o quello, perché è quello che viene meglio, insomma, in modo tale da poter dipingere meglio insomma, le proporzioni, la faccia e il modo in cui impugna la pistola. Quindi non è per niente semplice tutto questo. Quindi questa è la parte di inpainting che vi ho detto, ma ci sono poi tutte le parti che noi abbiamo visto di quality, guidance, il negative l'abbiamo appena accennato. Allora, quasi diciamo, tendenzialmente dovrebbe dire quanto la rete neurale sta a pensarci sopra. Adesso sta a pensarci sopra un certo intervallo di tempo, circa 50 volte ripete le prove. Se si aumenta questa qualità, tra virgolette, dovrebbe migliorare la qualità dell'immagine, ma a volte in realtà potrebbe anche peggiorare. Quindi, a seconda dei casi, potrebbe convenire anche farla lavorare di meno oppure di più. La guidance scale invece rappresenta la fantasia che ha l'intelligenza artificiale, quindi se 7,5 normalmente è il default, se vogliamo che sia molto cioè che vada in maniera molto casuale, insomma creativa, si può ridurre questa guidance e a questo punto il prompt viene preso in maniera molto 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 vaga e quindi i risultati possono essere, ad esempio, se qui togliamo l'immagine, no? E gli mettiamo semplicemente Wonder Woman, però gli mettiamo come guidance una scala bassa, dovremmo avere sì sempre una Wonder Woman, però magari anche delle cose un po' più creative, un pochino più diverse, un pochino più vaghe, un pochino più anomale, no? Quindi se voi vedete adesso, ok, qui l'ha rielaborata in un modo anche interessante, ma probabilmente un po' diverso da come vi immaginereste Wonder Woman. Analogamente, se noi facciamo un remix e quindi conserviamo più o meno il seed, che è quello che ci interessa, e mettiamo la guidance scale a un valore molto stretto, quindi dovrebbe venire un qualche cosa che assomiglia di più alle immagini di Wonder Woman, quindi ci aspetteremo quindi una Wonder Woman un pochino più, diciamo, normale. Eccola qua perché probabilmente si è rifatto direttamente a un'immagine del fumetto e quindi è un pochino meno creativa. Quindi diciamo che le cose stanno nel mezzo, quindi la cosa ideale è rimanere sul normale, cioè quel valore 7,5 e la qualità anche se l'abbasso potrebbe comunque velocizzare quanto tempo impiega a generare l'immagine, ma in alcuni casi potrebbe dare appunto delle immagini molto più abbozzate, che però adesso abbiamo messo normal, abbiamo messo una qualità a 28, quindi l'immagine ce l'aspetteremmo un po' più semplice. Eccola. Tenete conto che hai impiegato molto poco per farlo, cioè molto di meno in teoria, penso che si è notato poco. Ma se riducendo ancora, per esempio, il minimo in assoluto 25, dovrebbe diventare praticamente così si può avere un'idea di cosa potrebbe dare con le varie scale e con gli altri rapporti senza dover aspettare troppo. Quindi facciamo un'ultima prova con la quality a 25, e poi direi che abbiamo visto praticamente tutto di ImageSpace. Ok, praticamente identica a quella che abbiamo visto prima. Va bene, allora è tutto. Spero di aver fatto vedere più o meno tutto quello che può essere interessante, le altre cose che non abbiamo fatto vedere.
sono le aspect ratio o altre cosette che comunque potreste esplorare poi tranquillamente voi. Vi ringrazio, buona giornata.